Ingegnere, dopo l'attenzione che la stampa ha riservato a lei e altri due professionisti per quanto riguarda l'area Sensi e la piscina, siete stati contattati dall'amministrazione comunale? Abbiamo preso noi appuntamento con il sindaco personalmente, ci ha ricevuto, non conosceva nessuno dei due progetti. Poi li ha visti, gli sono piaciuti, ha detto però lui deve interpellare il popolo per fare vedere i progetti, deve vedere insomma come poter eseguire, anche se ha detto i soldi ci sono per tutti e due i progetti, però dobbiamo un pochettino vedere il Consiglio Comunale cosa dice, dobbiamo interpellare il popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quando parliamo dell'area Sensi, parliamo praticamente del porto di Crotone. Sì, parliamo del Porto Nuovo e Porto Vecchio che si uniscono. Il progetto purtroppo era un bel progetto e poteva, a parte i posti di lavoro, era un trampolino di lancio per il turismo di Crotone. La piscina, doveva essere aperta e quindi diventare un centro di incontro senza perdere quella che era la sua struttura. Sì, doveva essere sempre rimanere quello che era il vecchio ricordo dei nuotatori crotonesi, infatti era il progetto, come si può vedere, la riqualificazione era quella. Purtroppo abbiamo saputo che c'è un bando di progettazione per la demolizione completa ed è un peccato, un peccato. Perché quella è una parte storica della nostra città. Quella è la storia di Crotone, con chiunque parli dell'età sui già dai 40 anni in su, tutti quanti hanno partecipato, hanno fatto nuoto, tutti quanti, cioè i nuotatori crotonesi sono ricordati da tutti. Purtroppo il bando di progettazione per questa demolizione è stata veramente una coltellata nel fianco, insomma.